Il 7 giugno 1911 nasce a Padova Mario Perazzolo, mediano cresciuto calcisticamente nelle fila del club biancoscudato, fa il suo esordio in nazionale il 15 novembre 1936 in occasione dell'amichevole di Berlino contro la Germania. Entra così stabilmente nel giro della selezione azzurra di Vittorio Pozzo, che lo porta con sé ai mondiali del 1938 in Francia, dove alza al cielo la Coppa del Mondo pur non venendo mai schierato. La sua presenza nella rosa dell'Italia viene ritenuta fondamentale dal commissario tecnico Pozzo, che lo schiera con più continuità dopo il trionfo azzurro in Francia. Il 1939 è l'anno in cui Perazzolo vanta più presenze con la maglia dell'Italia, ben 6. Così come avvenuto al suo esordio, Berlino e la Germania rappresentano il suo commiato all'azzurro. Il 26 novembre contro i teutonici, Perazzolo disputa la sua 8ª e ultima presenza in nazionale.